Il panorama delle serie TV diventa sempre più sconfinato e affollato, per questo ogni tanto c'è bisogno di una guida per orientarsi come si deve. E così oggi vogliamo segnare le coordinate principali, parlandovi delle 30 serie TV imprescindibili degli ultimi 30 anni, quei capisaldi che bisogna vedere almeno una volta nella vita prima di morire. Ecco quali sono secondo noi. Come sarebbe il mondo delle serie TV oggi se non ci fosse stata la comedy di culto creata da Jerry Seinfeld e Larry David? Di certo, molte tra le più popolari sitcom successive, come Friends o How I Met Your Mother, sono state fortemente influenzate dal successo e dallo stile di Seinfeld. Ma viene spontaneo pensare che un po' tutte le serie TV degli anni 2000 sarebbero state diverse senza la rivoluzionaria operazione di rottura dei due comici. Per la prima volta, il pubblico americano aveva a che fare con protagonisti sì divertenti ed amabili, ma più per i loro difetti e le loro azioni negative che per le loro qualità. Non erano soltanto buffi e pasticcioni, ma spesso sfoggiavano comportamenti al limite della cattiveria. Con una sfilza pressoché infinita di trovate geniali e situazioni paradossali, e un nuovo linguaggio, sia comico che televisivo, Seinfeld è andata oltre la TV ed è diventata parte integrante della cultura americana. Quando un giorno i nostri posti richiederanno notizie sull'Occidente del XXI secolo, ci auguriamo che qualcuno metta nelle loro mani un episodio dei Simpson, perché non esiste fotografia migliore della tragicommedia corale creata da Matt Groening. Nella sua ferocia grottesca, nell'ironia graffiante, nell'affetto creato attorno alla sua famiglia disfunzionale, c'è una ricchezza tematica impressionante. Un po' sociologo, un po' antropologo, un po' mass mediologo, Groening ha fatto di Springfield un luogo emblematico, rappresentativo dell'America e di tutto quell'Occidente influenzato dall'immaginario a stelle strisce. La serie ha visto il tratto dei suoi protagonisti, inizialmente aspri e sgraziati nel disegno, diventare sempre più rotondi ma non meno pungenti, creando una marea di personaggi maschera capaci di rappresentare cose più grandi di loro. Però sotto questa vocazione sociale batte forte il cuore di una famiglia capeggiata da un padre idiota quanto ingenuo. Per questo perdoniamo a Homer ogni cosa assurda e ogni azione stupida, e li vogliamo sempre più bene. Insomma, i Simpson non rappresentano mai una distruzione fine a se stessa, perché ci indicano una morale agrodolce in cui la famiglia è sempre la risposta. Chi ha vissuto la televisione precedente agli anni 90 conosce bene la diffidenza e lo snobismo con cui veniva guardata dai cinefili la televisione. Quell'attributo piccolo, usato per definire lo schermo televisivo, sembrava riferirsi non solo alle dimensioni dei televisori, ma anche a livello artistico di ciò che si vedeva dentro. Poi è arrivato David Lynch. L'impatto dei segreti di Twin Peaks sulla televisione, l'estetica e la cultura popolare di quel periodo fu devastante e segnò l'inizio di una rivoluzione lenta ma graduale, che solo negli ultimi anni si sta compiendo definitivamente. Lynch si mosse con furbizia e intelligenza, plasmò le logiche e i generi della televisione per assecondare la sua arte e creò qualcosa di unico e di irripetibile. Partì dal classico poliziesco, costringendo il pubblico a chiedersi chi ha ucciso Laura Palmer, e poi lo immerse in toni e situazioni quasi da soap opera, virando verso il grottesco e il surreale. Quindi alla domanda chi ha ucciso la vecchia TV non si può che rispondere David Lynch. Con X-Files la TV sembrò rendersi conto di poter ambire a qualcosa di più e di poter crescere. Lo fece con un inedito approccio al thriller, che spostò l'indagine sul piano sovrannaturale e poi lo arricchì per darle maggior respiro sulla lunga distanza, tessendo un intreccio orizzontale che si dipanò lungo tutta la serie. Ogni episodio un Monster of the Week, un'indagine che porta gli agenti Mulder e Scully a vedersela con alieni e cloni, mutazioni genetiche e poteri della mente. Uno degli elementi che fece la differenza all'epoca fu proprio l'equilibrio tra questi episodi autoconclusivi e la mitologia della serie. Ma alla fine, il grande merito di X-Files è stato quello di dare vita a due protagonisti pieni di carisma, che ci hanno insegnato che la verità è là fuori. C'è stato un periodo negli anni 90 in cui Friends era la sitcom per eccellenza, la più amata non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, e non è difficile capire le ragioni di questo enorme successo. Friends riuscì nel difficile compito di prendere 6 attori all'epoca sconosciuti e trasformarli negli amici che tutti noi avevamo sempre desiderato. Buffi e strampalati, ma onesti e leali, questi ventenni sulla soglia dell'età adulta, alle prese con problemi di cuore e di lavoro, sono personaggi con cui è facile immedesimarsi e che è impossibile non amare. Perché in fondo rappresentano la gioventù e l'idea che finché si è in buona compagnia e si può contare gli uni sugli altri, tutto andrà per il meglio. È proprio per questo che Friends ha comunque avuto un impatto culturale senza pari e il grande merito di distaccarsi dalle sitcom del passato e dalla rigida impostazione autoconclusiva dei vari episodi, regalandoci lunghi archi narrativi della durata di più stagioni. E così la tormentata storia d'amore fra Ross e Rachel è diventata un perfetto esempio di narrazione seriale, riuscendo ad avvincere lo spettatore in modo semplice e rispettoso.
rispettoso. Se Seinfeld quindi rappresentava l'impossibilità di crescere e maturare, in Friends c'è l'esatto opposto. Ognuno dei sei protagonisti ha il proprio percorso e arriva al termine della serie completamente diverso da com'era all'inizio. Però c'è un'unica grande costante, ovviamente, quella di un'amicizia immutabile che è più forte di qualsiasi cosa. Cosa hanno in comune i dinosauri di Jurassic Park e i medici di un pronto soccorso? In apparenza molto poco, eppure la mente dietro il cult di Spielberg e una delle serie più popolari della storia della televisione è la stessa. ER, Medici in Prima Linea, nasce infatti dall'esperienza dell'autore Michael Crichton, come studente di medicina nel pronto soccorso di un ospedale, tanto che la sceneggiatura del primo episodio risale all'epoca di quell'impegno, 20 anni prima di quando è stato girato il pilot di ER. È forse l'esperienza diretta sul campo a rendere la serie appetibile sin dall'esordio, ma a fare la differenza sulla lunga distanza è stata senza dubbio la cura nella concezione e nello sviluppo di tutti i personaggi, che hanno reso vive e vibranti le stanze del pronto soccorso, in cui si alternano frenetici, spesso drammatici, talvolta surreali, i casi da affrontare. Se ER è riuscita a proseguire e a coinvolgere gli spettatori per così tanto tempo è merito di una scrittura puntuale, equilibrata e accorta, capace di bilanciare i casi dei pazienti del pronto soccorso con le vite professionali e private dello staff. Storie e vite che tuttavia non devono distogliere l'attenzione da quello che è stato il punto di riferimento e il vero protagonista di ER dall'inizio alla fine, il pronto soccorso. Non sorprende che l'ultima inquadratura della serie venga riservata proprio a questo luogo, in cui drammi e problemi, amore e gioie, vita e morte si sono avvicendati per ben 15 anni. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in tutti questi anni di esperienza con le serie è che poche cose sono difficili come convincere gli scettici del valore e dell'importanza di Buffy l'ammazzavampiri. Sicuramente il titolo non aiuta, così come lo stile anni 90 molto low budget dei primi episodi, eppure in questa serie creata da Joss Whedon si nasconde non solo uno dei prodotti più influenti dell'intero panorama seriale, ma anche alcuni degli episodi più belli, coraggiosi e rivoluzionari che siano mai stati portati sul piccolo schermo. Proprio su alcuni singoli episodi potremmo dilungarci all'infinito, ma l'eccezionalità di Buffy è nel suo insieme, nella mitologia che Whedon è riuscito a creare, nei personaggi e negli archi narrativi che ha delineato in modo magistrale fin dall'inizio. Buffy è da 20 anni il manifesto del girl power applicato alla TV, e non è certo un'esagerazione dire che il personaggio così ben interpretato da Sarah Michelle Gellar ha spianato la strada a tantissimi ruoli femminili che sarebbero venuti dopo. Quando i Soprano debuttarono sulla HBO era il 1999. La serie sarebbe arrivata in Italia soltanto nel 2001, ma in quei 2 anni su internet era già possibile percepire che questo show stava cambiando il modo di fare TV. Lo si capiva dal fatto che i critici cinematografici cominciavano a prestare una diversa attenzione al prodotto televisivo, ma anche da come lo stesso pubblico americano si avvicinava in modo meno casuale e più attento a ogni nuovo episodio. Per gli americani, il giorno dopo la messa in onda dei Soprano era diventato quasi sacro. Per questo, quando la si descrive come la serie televisiva per eccellenza, non è un'esagerazione. Si può discutere se sia effettivamente la migliore in assoluto o soltanto tra le prime 5 o 10, ma non ci sono dubbi sul fatto che ha cambiato il modo di guardare le serie TV. La tanto chiacchierata nuova Golden Age televisiva parte indiscutibilmente da qui. E di certo il merito principale sta nel suo incredibile protagonista, quel Tony Soprano interpretato dal gigantesco e compianto James Gandolfini. Probabilmente in tutta la storia della TV soltanto Walter White può rivaleggiare in quanto ad approfondimento psicologico. D'altronde, che sia sul lettino dell'analista insieme alla sua famiglia o in missione con i comprimari, Tony Soprano non fa altro che raccontarsi dal primo all'ultimo episodio, mostrandoci un personaggio complesso e sfaccettato, ricco di conflitti interiori, ma anche fin troppo lucido quando si tratta di sparare o difendere i propri interessi. In breve tempo West Wing diventò il dramma televisivo per eccellenza, la serie più premiata in assoluto agli Emmy fino all'arrivo di Game of Thrones e una delle più amate da critica e pubblico. Tutto questo semplicemente raccontando la politica americana in modo veritiero e non sensazionalistico e soprattutto portando sullo schermo personaggi positivi. Se oggi si pensa ad una serie politica il pensiero va giustamente ad House of Cards e al suo mefistofelico Frank Underwood, mentre il Jed Bartlett interpretato da un magistrale Martin Sheen ne è l'esatto opposto, un presidente leale e onesto, privo di ambizioni e interessi personali, un uomo che si mette al servizio del suo paese. Non per questo è un personaggio privo di difetti o debolezze, ma è comunque un esempio estremamente positivo di quel che dovrebbe essere un uomo di potere. E lo stesso vale per tutto il suo staff, che poi è il vero protagonista dello show. Il merito principale va soprattutto allo sceneggiatore Aaron Sorkin e al suo immenso talento. È vero, la sua scrittura può essere tacciata di eccessivo idealismo,
ma i suoi dialoghi riescono a essere complessi e divertentissimi, quasi musicali e sempre arguti. Eppure non c'è un solo momento in cui West Wing sembri non appartenerci, perché l'umanità dei suoi personaggi e l'attualità dei suoi temi continua a non avere eguali, anche a 20 anni di distanza. Quando Jack Bauer arrivò sui nostri schermi fu davvero un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo ancora il termine binge-watching e per guardare la serie tutta d'un fiato bisognava necessariamente munirsi di DVD. Eppure quelle interminabili giornate, ricche di colpi di scena, tradimenti e azione mozzafiato, divennero subito una droga per milioni di persone. Proprio perché 24 era davvero diversa da tutto ciò che l'aveva preceduta. D'altronde, quante serie all'epoca potevano permettersi il lusso di non avere episodi autoconclusivi, costringendo lo spettatore a continuare a seguire una puntata dopo l'altra l'evoluzione di una trama che si faceva sempre più fitta e complessa? Non ci sono dubbi sul fatto che 24 sia stata veramente rivoluzionaria, anche perché ancora oggi nessuno è riuscito a proporre un concept televisivo della stessa potenza ed efficacia. La narrazione in tempo reale multipla, un'idea semplice ma geniale, affiancata da un fantastico utilizzo dello split screen e da un montaggio dei ritmi davvero perfetti. La bellissima e troppo sottovalutata The Shield ha capovolto il distintivo del bene e superato l'antico concetto di poliziotto buono e poliziotto cattivo. La serie si muove dentro zone d'ombra, dando vita alla prima generazione televisiva di anti-eroi dalla moralità decisamente grigia. Perché prima di Walter White è venuto Vic, altro padre costretto a conoscere da vicino le arti del male per fare il bene della sua famiglia, altro uomo costretto a macchiarsi la coscienza specchiandosi nel crimine. Carismatica via di mezzo tra il duro Bruce Willis di Die Hard e l'istintivo Mel Gibson di Arma Letale, Michael Chiklis dà forma ad un agente senza scrupoli con un'etica del lavoro pragmatica e irruente. Adrenalinico e grezzo, The Shield non è il classico poliziesco che si accontenta del caso settimanale da risolvere, ma un grande affresco metropolitano, basato soprattutto sull'amalgama della sua squadra d'assalto. Paradossi del mondo televisivo. All'epoca The Wire fu ignorata sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, eppure oggi è universalmente considerata una delle serie più riuscite e importanti di tutti i tempi. The Wire è un esempio davvero magistrale di scrittura, un'opera che è soprattutto uno sguardo feroce e disincantato su una città diventata simbolo dell'intero paese. Non è un caso, insomma, se The Wire può contare tra i suoi fan anche l'ex presidente Obama, che ne ha parlato come di un'opera d'arte di grande rilevanza sociale. Merito soprattutto della scelta di non limitarsi a mostrare solo il punto di vista delle forze dell'ordine, ma di umanizzare anche i criminali, mostrandone il percorso e le motivazioni come mai era stato fatto. L'idea della narrazione è semplicemente qualcosa a cui non eravamo abituati, ma anche l'unico modo possibile per mostrare davvero quello che succede nelle nostre città, rendere finalmente visibile quel filo nascosto che lega tutti noi al mondo della droga, della corruzione e della criminalità. Pur cambiando continuamente, The Wire rimane sempre se stessa, semplicemente allargando il suo spettro di interesse e trascinando i suoi protagonisti in una ragnatela spaventosa, ma anche terribilmente affascinante. Insomma, chi ama le serie TV non può prescindere da The Wire. Nei primi anni 2000 i remake non facevano tanto clamore quanto adesso. I fan ancora non si lanciavano in petizioni e minacce dirette alle case di produzione che provavano a rilanciare i loro franchise più proficui. Anche perché Battlestar Galactica era nota soltanto a quei pochissimi che l'avevano guardata alla fine degli anni 70. Ancora oggi però il suo resta uno dei migliori remake mai fatti. Un modo assolutamente perfetto e coerente di reimmaginare una storia. La rivoluzione di Moore parte da una miniserie in cui ci vengono raccontati i presupposti dello show e i tanti personaggi che lo popoleranno. Sono 3 ore assolutamente perfette per scrittura e regia che sembrano difficili da eguagliare con una serie vera e propria. Eppure, col passare degli anni, Battlestar Galactica non ha mai deluso i suoi spettatori, anzi ha costantemente alzato la posta con storyline di impronta politica e filosofica, ricche di azione e misteri, trovate geniali e coraggiose, senza dimenticare un utilizzo veramente d'avanguardia dei cliffhanger. Se sei in cerca di risposte, sei sull'isola sbagliata. Anarchica nella sua vocazione per il mistero, Lost fa della domanda la sua fissazione e del dubbio la sua unica certezza. Epocale come solo Twin Peaks era riuscito a essere, l'intricato labirinto seriale creato da J.J. Abrams e Damon Lindelof prende lo spettatore e lo getta senza alcuna pietà dentro una storia disorientante, ma che ha un immenso pregio.
metterti nella stessa condizione dei suoi protagonisti. Il nostro sconcerto è lo stesso del buon Jack Shepard, la nostra fascinazione per l'ignoto è identica a quella negli occhi di John Locke, il nostro scetticismo è simile a quello di Kate. Lost impone una scelta a sopravvissuti e spettatori, fede o scienza, cuore o mente, sentimento o ragione. I detrattori, gente di scienza, cercano crepe dentro una sceneggiatura in cui non tutto è spiegato a dovere, mentre i lostiani, duri e puri, quelli che sull'isola ci hanno lasciato emozioni, notti insonni e pezzi di sé, sono stati conquistati dal cuore emotivo di uno show fatto soprattutto di personaggi a cui è molto difficile non volere bene. Evento social prima dell'avvento dei social, Lost è stata una meravigliosa esperienza collettiva in cui il bisogno di risposte rassicuranti ci ha costretti a fondare una nostra comunità di fedeli che ogni settimana prendeva lo stesso volo, destinato sempre a precipitare. Avendo all'attivo oltre 50 anni trascorsi ad accompagnare i sabati dei ragazzi inglesi, Doctor Who è la serie di fantascienza più longeva del mondo e ovviamente ha lasciato un segno indelebile nella cultura del suo paese. Quello che prendiamo in esame, però, è solo il ritorno della serie. Una serie che si riconosce nel suo protagonista assoluto, il mitico Dottore. Uno è molteplice, verrebbe da dire, perché il presupposto stesso della serie è quello che le consente di essere così longeva. Il Dottore non muore, almeno non facilmente come tutti noi, ma si rigenera in un altro corpo in cui continua a vivere. Un nuovo aspetto fisico che comporta l'arrivo di un nuovo interprete e un nuovo corso basato sui cambiamenti nella personalità del protagonista. Ogni rigenerazione porta quindi a un rinnovamento di Doctor Who che annulla o almeno ridimensiona il rischio di ripetitività e monotonia. Un espediente ingegnoso che ha permesso di tenere viva l'attenzione così a lungo, di generare diversi spin-off e infine di abbattere un'ulteriore barriera con l'arrivo del primo dottore donna. Con i suoi infiniti salti spazio-temporali, Doctor Who è ovviamente una serie di fantascienza, ma il suo protagonista si può assimilare alla figura più propriamente fantasy del mago, in grado di influire sulla realtà che lo circonda utilizzando il suo cacciavite sonico, come se fosse una bacchetta magica, senza vincoli di regole e di convenzioni. Una dimensione in cui gli spettatori tornano sempre molto volentieri. Se abbiamo scelto di inserire il remake americano di The Office e non l'originale britannico è perché lo show della NBC già dalla seconda stagione ha dimostrato di riuscire a essere molto di più, fino a diventare una delle commedie di maggior successo dello scorso decennio. L'evoluzione dello show è evidente nel personaggio di Michael Scott e nell'eccellente interpretazione di Steve Carell. Partita come una semplice imitazione, la performance dell'attore americano si è andata via via discostando sempre di più e con essa anche la reazione del pubblico. Se nell'originale era soprattutto l'imbarazzo a farla da padrone, nella serie americana l'empatia verso il protagonista cresce di episodio in episodio. The Office ha creato un microcosmo variegato, spesso surreale, ma anche in grado di emozionare e coinvolgere in maniera sincera. Ultimamente in Italia sono state prodotte tante serie interessanti e il livello qualitativo per fortuna si è alzato, ma quando la fuoriserie italiana ha fatto la sua prima comparsa in TV, per i malati seriali sembrava non esserci altra possibilità che prendere in giro le fiction tutte uguali che venivano prodotte una dietro l'altra. Il primo grande merito di Boris è innanzitutto questo, l'averci fatto ridere e sfogare la nostra frustrazione per una proposta televisiva vecchia che non ci rappresentava. Di Boris si apprezzano l'ironia e l'intelligenza, ma soprattutto l'onestà e l'autocritica, perché molto spesso chi ha lavorato a questa serie ha fatto fortuna proprio grazie alle fiction. Boris, d'altronde, non è altro che una perfetta fotografia del nostro paese, delle sue contraddizioni e di un modo di fare molto italiano, che è l'esatto opposto di quello che la nostra grande tradizione ci ha insegnato. Un sistema marcio, corrotto, perfino ridicolo a tratti, ma che dati alla mano è ancora di successo. Quello che nessuno può negare a Boris è uno status di cult assoluto, quello di serie italiana più citata e apprezzata dagli addetti ai lavori. Se grandi attori e registi come Paolo Sorrentino si sono divertiti a comparire e a prendersi in giro da soli, è proprio perché Boris non è solo un ottimo prodotto televisivo, ma un vero e proprio simbolo di tutto quello che non funziona in Italia. Ora, perlomeno, possiamo riderci su. Chi è davvero Don Draper? Dipendente da sigarette e drink, fedele solo alla sua riga al lato, l'affascinante pubblicitario di Mad Men è un mistero anche per le sue numerose amanti. Perché Don Draper è impegnato prima di tutto a vendere se stesso e non riesce a essere un marito fedele, un padre amorevole e un collega leale. Privato e corale, intimo ed epocale, Mad Men racconta una buona fetta d'Occidente con una narrazione che evoca il teatro, attraverso un dramma da camera mai stantio, in cui le stanze di un'agenzia pubblicitaria diventano un palcoscenico di invidie e baruffe tra prime donne in giacca e cravatta. Armata di cinismo, arguzia e ironia, Mad Men ritrae con tono amaro e pungente un'epoca in perenne divenire, inquieta e instabile.
Qui il mondo della pubblicità diventa una cartina al tornasole della società americana. Don Draper resta un personaggio elevato a simbolo di un'epoca, eletto a icona invidiabile e condannabile di un modo di essere. Un personaggio che ci ammalia, ci conquista e che alla fine ci mancherà perché lo spettatore è come un cliente, viene sedotto e poi abbandonato. Tutte cose che fanno di Mad Men una delle migliori serie TV di sempre. La formula chimica della serie TV perfetta esiste. Per trovarla basta cercare gli elementi che compongono la tavola periodica di Breaking Bad. Armato di provette e pistole, Vince Gilligan ha creato un prodotto talmente raffinato e irresistibile da creare autentica dipendenza negli spettatori, ammaliati da Walter White. Nell'amalgama di Breaking Bad convivono il dramma delle storie più intime, la tensione del thriller, le esasperazioni grottesche del pulp e soprattutto la creazione di un'icona televisiva che sancisce la definitiva vittoria degli antieroi seriali. Affascinante, nonostante le sue gesta tremende, White incarna tutti i malesseri e le castrazioni di un borghese incastrato in un ruolo che gli altri hanno scelto per lui. Per questo Breaking Bad assomiglia davvero a un processo chimico, durante il quale l'uomo medio White scompare, anzi evapora, per trovare forma solida in Heisenberg, il suo alter ego, il criminale spietato nascosto dentro di lui come un vulcano dormiente. Polvere, asfalto e lacrime. Le coordinate di Sons of Anarchy potrebbero essere queste. Lungo la strada troverete un'epica avventura on the road, ma potreste persino tamponare William Shakespeare. Sons of Anarchy rilegge Amleto in chiave contemporanea per farci vedere che sì, c'è del marcio in California e che l'essere umano è fatto degli stessi e miserabili problemi di sempre. Il marcio è quello degli uomini di malaffare pronti a tutto pur di ottenere o conservare potere. Il marcio è nella violenza scellerata di un'America dove si spara con troppa facilità. La serie in Italia non ha conosciuto la fortuna che merita, forse a causa di un immaginario troppo lontano dal nostro. Eppure lo show punta dritto verso il cuore romantico e malconcio di uomini e donne, alle prese con i propri destini. Sons of Anarchy a un certo punto ci mette davanti a un bivio: giudicare questa banda di criminali oppure prenderne le parti. Il dubbio ovviamente sarà amletico, ma qualora scegliate la seconda via, siatene certi. Sons of Anarchy vi rimarrà addosso, indelebile, proprio come un tatuaggio sulla schiena. Brillante e permaloso, vanitoso e introverso, geniale e arrogante. Tutti conosciamo il mito di Sherlock Holmes e l'alone di fascino che lo circonda. E proprio per questo rivisitare un'icona senza tempo può risultare difficile e coraggioso, quasi azzardato. E invece con l'adattamento in chiave moderna di Sherlock è scattato il colpo di fulmine. La versione della serie inglese porta all'estremo le caratteristiche del personaggio di Conan Doyle, rendendolo una sorta di sociopatico iperattivo che si sforza di dimostrarsi più intelligente di criminali e polizia. Benedict Cumberbatch pronuncia le battute alla velocità della luce, sputa fuori ragionamenti, ipotesi, teorie, dando sempre la sensazione di essere all'inseguimento di pensieri al galoppo e fuori controllo. Il Watson di Martin Freeman ne è la perfetta controparte, il collaboratore ideale del duo, sicuro e intelligente, calmo e affidabile. Ma oltre alla bravura e all'alchimia tra i due attori, lo spostamento dell'azione nella Londra contemporanea permette l'uso di metodi e strumenti dei nostri giorni, in modo coerente con un personaggio che ha sempre sfruttato qualunque mezzo a sua disposizione per raggiungere il suo scopo. E Sherlock lo ha fatto con coraggio e intelligenza, vestendosi della stessa arroganza del suo protagonista. Il futuro distopico di Black Mirror non è lontano, è già qui e fa male. Lo specchio nero non guarda indietro e forse nemmeno tanto avanti, ma è dentro di noi. Concepito nel 2011 dalla mente spietata di Charlie Brooker, Black Mirror ti prende per i capelli, ti sgrana gli occhi e ti butta in faccia tutto il peggio di cui siamo capaci. La tecnologia è quasi innocente, un semplice strumento nelle mani di cuori perversi, perché l'essere umano descritto da Black Mirror è beffato dai suoi stessi desideri. Sogna la libertà ma è vittima del controllo, vuole fiducia ma è logorato dalla gelosia, vorrebbe irridere la morte ma non si gode la vita. Immersa in un desolato panorama privo di calore e di affetto, l'umanità di Black Mirror abita case asettiche, tocca corpi freddi, sfiora senza abbracciare mai. Una serie in cui tutti si perdono nella propria solitudine nonostante siano iperconnessi. Abbiamo imparato ad aspettare l'inverno dalla primavera all'estate, abbiamo trasformato la sigla di uno show in un inno nazionale. Abbiamo capito che il fantasy non è soltanto questione di nani, orchi e creature meravigliose, ma può avere a che fare anche con il potere, la politica e l'orgoglio di una casata. Può avere il retrogusto realistico e amaro di vicende quasi medievali. Non va mai dimenticato che il Trono di Spade si chiama Game of Thrones e infatti il suo è davvero un gioco al massacro.
che ha rivoluzionato tante regole della serialità. Passino pure la violenza brutale, il sesso esplicito e le machiavelliche macchinazioni nelle stanze del potere, la grandezza della serie HBO è stata nella capacità di nascondere il suo lato fantastico dentro uova di drago ancora da schiudere e oltre barriere forse insormontabili. E lo ha fatto a favore di un grande disegno corale in cui conta soprattutto un profondo senso di appartenenza alla propria casata, alla propria famiglia, al proprio sangue. Al di là di draghi, erranti e giganti, Game of Thrones è una storia memorabile di madri, prima che di regine, di figli, prima che di eredi. Un grande racconto drammatico che ha forgiato icone e che ci ha fatto conoscere il lato crudo del fantasy. Uno show diventato culto, una passione diventata ossessione. Perché se è vero che al gioco del trono o si vince o si muore, a noi spettatori è bastato semplicemente partecipare. Abiti eleganti, carisma da vendere, occhi glaciali e una lametta nascosta sotto il cappello sempre pronta all'occorrenza. È difficile parlare di Peaky Blinders senza farsi ammaliare dal suo protagonista assoluto. Nonostante l'affresco corale abbracci anche fratelli, zie e amanti, Peaky Blinders è fatta su misura di Thomas Shelby, il meraviglioso antieroe malinconico interpretato da un eccelso Cillian Murphy. Prepotente con discrezione, accentratore mai ingombrante nell'economia di una serie TV raffinata e brutale, il suo fratello di mezzo incarna l'anima cupa di una serie TV che meriterebbe ancora più gloria. Come una specie di western fuori tempo massimo, Peaky Blinders racconta un momento cruciale per la società inglese, un periodo di transizione in cui l'animo libero dei fuori legge si scontra con un'epoca di cambiamenti violenti. Amata per il suo stile visivo accurato, le sue scelte musicali mai banali e la sua narrazione travolgente, Peaky Blinders è una perfetta via di mezzo tra il dramma personale e la gangster story collettiva. Una grande serie TV ingiustamente apprezzata soltanto da una nicchia di spettatori, che vi farà affezionare per forza ai fottuti Peaky Blinders. I proiettili piovono, il sangue scorre, le madri piangono, e così via, a ripetizione. Gomorra descrive l'esistenza balorda di chi ha fatto della criminalità la sua unica ragione di vita. Scampia, Secondigliano, la giungla dell'Honduras fa lo stesso, da queste parti non si guarda in faccia nessuno. Mogli, figli, amici, padri, il sangue del proprio sangue non vale niente, importa solo ammazzare il nemico, chiunque egli sia. Anni dopo il successo di Romanzo Criminale, la serie TV italiana deve ancora ritrovarsi nei territori balordi dell'illegalità per dare il meglio di sé. La sfida più difficile vinta dalla serie Sky, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, è stata quella di raccontare le storie miserabili di Ciro e Jenny dalla giusta distanza. Con una regia accurata e una fotografia livida, come le coscienze dei protagonisti, Gomorra non mitizza, non costruisce un'epica affascinante in cui specchiarsi, perché ogni episodio è respingente come la tortura di una ragazzina innocente, nauseante come un bicchiere d'urina bevuto per dimostrare cieca lealtà. Basta l'iconica sigla della prima stagione a calarci in pochi istanti dentro le atmosfere torbide e le personalità disperate di True Detective. La serie antologica HBO utilizza criminali e serial killer come pretesto per muovere l'azione, ma il suo reale interesse non è la caccia ai malviventi, quanto l'indagine dei nostri malesseri. Esistenziale e filosofico nel suo approccio introspettivo, True Detective utilizza i veri investigatori per un finto poliziesco. Indizi, tracce e simbolismi religiosi servono soltanto a scavare dentro la figura dell'uomo di legge, incarnata dalla splendida coppia Rust e Marty, quasi come fosse un cerbero da psicoanalizzare. La prima stagione è un gioiello assoluto di scrittura e messa in scena. La seconda, meno incisiva, ha una sola grande colpa: venire dopo una prima serie praticamente perfetta. La terza, secondo noi, è stata ingiustamente snobbata. In tutti e tre i casi, True Detective punta la pistola dentro di noi, perché questa serie è il bel mondo che non ci meritiamo, è una fiaba nera in cui il lupo cattivo potremmo essere anche noi. In quel di Hollywood si sta consumando un dramma equino. Essere BoJack Horseman è davvero un male incurabile. Nonostante i colori accesi e l'ironia galoppante, la bellissima serie animata Netflix non ha molta voglia di scherzare davvero. Ancora una volta l'animazione serve da diversivo, quasi da depistaggio, per celare un'anima profondamente malinconica, vicina ai mali dell'uomo contemporaneo. BoJack Horseman è un racconto intimista, fatto di infelicità e di rancori, con la parabola discendente di un personaggio affetto da un profondo male di vivere. Usando il filtro dell'assurdo, BoJack Horseman rappresenta con crudo realismo il purgatorio degli eterni insoddisfatti, delle anime in pena costrette alla solitudine, delle persone guastate per sempre da un'infanzia traumatica. Diciamo persone perché BoJack smette presto di essere un cavallo e il suo muso lungo trova presto motivazioni esistenziali per non avere pace. Quando si fa fatica a etichettare qualcosa, spesso è perché è caratterizzata da un'originalità che la rende unica. È così per la serie che nasce da una costola dell'incredibile Breaking Bad. È un sequel? No, non proprio. È un semplice spin-off? Nemmeno.
è un prequel impreciso. La forza di Better Call Saul è di essere tutte queste cose allo stesso tempo, con molta ambizione e la stessa maestria nella scrittura che aveva contraddistinto la serie madre. L'uomo che ne è il protagonista non è ancora il Saul Goodman che abbiamo conosciuto, non è ancora l'imbroglione con lo studio kitsch che ha conquistato il pubblico di Breaking Bad. Per questo, tornare indietro di 7 anni ci dà la possibilità di sbirciare dietro quella facciata appariscente e intravedere un uomo in definitiva buono, il cui vero nome è Jimmy McGill. Se il tono e lo spirito della serie sono diverse da Breaking Bad è perché cambia il personaggio attorno a cui ruota la narrazione. Tutte cose che fanno di Better Call Saul una serie in perfetto equilibrio tra dramma e commedia. Viviamo in un'epoca segnata dalla nostalgia, in cui ciò che si faceva prima viene spesso considerato migliore di quel che facciamo adesso. I fratelli Duffer lo hanno capito bene e Stranger Things è l'esempio perfetto di come si possa realizzare una serie moderna guardando al passato, producendo allo stesso tempo un vero e proprio nuovo fenomeno culturale. La volontà di omaggiare il passato è evidente fin dalla musica carpenteriana della sigla iniziale, eppure non sembra mai di trovarsi davanti a una mera copia, quanto di essere finiti dentro un vecchio film. Merito di una scrittura semplice ma brillante, citazionista ma mai banale, e di una regia ricca di tocchi di classe che si mette sempre al servizio delle piccole star. È per questo che Mike, Dustin e 11 e gli altri giovanissimi protagonisti oggi sono vere e proprie icone televisive e social, anche se le loro storie dovrebbero raccontare un'epoca completamente diversa da quella in cui viviamo oggi. Di certo ci ricordano un periodo in cui eravamo giovani spensierati, pronti a mille avventure e lontani dalle preoccupazioni della vita quotidiana. Ci ricordano film a cui siamo affezionati, ma anche un periodo della nostra vita in cui probabilmente eravamo più felici. Dall'oblio alle luci della ribalta grazie a una rivoluzione gentile, dalla delusione alla felicità attraverso una vendetta di gran classe, mai forzata, perché è emersa da un'esigenza impellente. La fantastica signora Maisel è soprattutto la storia di una donna che impara ad avere una voce, a farsi sentire e soprattutto ad ascoltarsi. Gioiosa, energica e vulcanica, ma non priva di fragilità, Midge è diventata la testimonial della qualità seriale sbandierata dalle parti di Amazon Prime Video. Partita in sordina, lontana dai riflettori, la fantastica signora Maisel si è dimostrata degna del titolo pesante che portava addosso. Merito di una scrittura brillante, di una sceneggiatura basata su tempi comici dal ritmo quasi musicale e di un'ironia pungente e agrodolce in cui si specchia una meravigliosa protagonista. Dalla risata alla lacrima, dalla derisione all'amarezza, la fantastica signora Maisel concilia a meraviglia dramma e commedia grazie a un equilibrio dialettico invidiabile. Una serie che non si ferma ai primi applausi meritati, ma alza la posta in gioco, cambia e si evolve, proprio come fa Midge. Allora, questi erano i nostri consigli, ma sappiamo bene che la lista sarebbe potuta essere molto, ma molto più lunga. Ci è dispiaciuto lasciare fuori serie come Mr. Robot, Prison Break, Downton Abbey o Grey's Anatomy, solo per dirne qualcuna, ma sappiate che sono tutte presenti nel nostro nuovo libro 100 serie TV in pillole, stagione 2, il secondo volume sulle serie TV scritto da noi di Movie Player, da cui abbiamo tratto questo video. E voi? Avete visto tutte queste serie per noi imprescindibili? E quali sono i vostri capisaldi intoccabili della serialità? Fateci sapere la vostra nei commenti.